tutto come previsto, il Pescara non si ferma e dopo il 2-0 dell'andata rifila un secco poker alla Novara di Marco Baroni. Si parte davanti ad una cornice di pubblico da serie superiore. Sugli spalti dell'Adriatico ci sono 17.000 cuori biancazzurri, nel settore ospite appena 70 coraggiosi sostenitori piemontesi. Il match è affidato al signor Abisso di Palermo. Nel Pescara non c'è Memushai in ritiro con la nazionale albanese e Torreira a riposo. In campo Bruno con Benali retrocesso sulla linea dei centrocampisti, con Pasquato a fare da spalla a Caprari. Sarà proprio l'ex livornese il giocatore decisivo nel Pescara. Per il Novara non c'è lo squalificato Trest al suo posto, Vicari con Dickman in campo dopo aver scontato il turno di squalifica. In avanti Galabinove, preferito ad Evacuo. Dopo lo 0-2 dell'andata tutti si aspettano un Novara all'assalto, invece pronti via, e al secondo è già festa biancazzurra con il lancio al bacio di Pasquato per la Padula che fa secco da Costa. La reazione degli ospiti è rabbiosa. Al quinto Galabinove in area si gira e conclude però centralmente, ma il Delfino è più che mai pimpante. Al nono infatti Caprari dai 30 metri colpisce in pieno la traversa con da Costa abbattuto. Al tredicesimo ancora la Padula, questa volta di testa, a mettere il pallone di poco fuori misura. I ragazzi di Massimoddo non sono paghi. Al sedicesimo è Pasquato, ancora lui, a sfiorare il raddoppio con un tiro di un soffio fuori. Al ventesimo si rivede poi la squadra ospite con un tiro insidioso di Gonzales deviato in calcio d'angolo. Ma per il Novara non è serata e così arriva puntuale il raddoppio griffato da Pasquato che al volo su cross perfetto di Benali mette ancora alle spalle dell'incolpevole da Costa, facendo esplodere la gioia dei tifosi sugli spalti. La finale ormai dietro l'angolo con i tifosi che iniziano a fare le prove generali in vista della finale di andata. Il Novara fa quello che può con il Pescara che accenna anche un principio di melina prima della rete di Lanzafame, lo scadere del primo tempo, che in fuorigioco mette alle spalle di Fiorillo che tocca il pallone ma che non riesce a trattenere. Nella ripresa si ricomincia dal 2-1 ed è uno spavento all'undicesimo quando Lanzafame chiama la parata difficile Fiorillo che dimostra una grande reattività. Il 2-1 regala però grandi certezze al Delfino che fa girare il pallone con Oddo che fa riposare Verre e Caprari mandando poi in campo Selasi e Verde. Al diciannovesimo arriva una ammonizione pesante per Zampano che va in diffida facendo letteralmente imbestialire il suo allenatore che si arrabbia per l'ingenuità del ragazzo di origine ligure. Poi il pareggio a sorpresa al 28esimo di Buzegoli con la complicità di Fiorillo prima del finale pirotecnico con gloria ed applausi anche per Daniele Verde che al 35esimo su assist ancora di Pasquato segna la rete del 3-2 e al 48esimo firma il poker con un tiro potente sotto la traversa. Il Trapani dell'ex Serse Cosmi è avvisato. Domenica prossima in un Adriatico stracolmo bisognerà cercare di lasciare subito il segno in vista del ritorno al provinciale. E abbiamo un obiettivo grande, siamo a due passi da un sogno. Ai ragazzi prima delle semifinali avevo detto che c'erano quattro passi da fare. Un grandissimo campionato e quindi se ha fatto quello che ha fatto è perché ha dei valori, con la massima umiltà, il massimo rispetto, ma consci e consapevoli di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito e di quello che possiamo fare. Massimoddo alla vigilia di questa gara aveva chiesto, quasi preteso, una prova di maturità dai suoi ragazzi. Questa prova di maturità mi sembra sia arrivata. Sì, abbiamo fatto una partita e mezza strepitosa. Cioè la partita di Novara e il primo tempo di oggi credo che sia stato fantastico. Poi nel secondo tempo il calo era inevitabile. Non è stato un calo fisico, è stato un calo mentale, è inevitabile. Hai vinto 2-0 di lì, sei avanti 2-1, 2-0, 2-1 in casa. Nella tensione va scemando. Sì, ci avete provato però. Sì, no, ci abbiamo provato, ma principalmente anche giocare dopo l'1-0 dopo pochi minuti era difficile, però questa squadra ha avuto orgoglio, ha saputo comunque provare a rimettere in piedi una partita e addirittura provare anche a vincerla. Così non è stato, però va bene. E io quello che ho detto prima, ringrazio tutti i miei giocatori e questo gruppo straordinario e vediamo adesso. Farà un po' il tifo anche per il Pescara in questa finalissima o guarderà questa doppia partita con occhio di scattato? No, io guarderò con l'occhio di chi sa che ci sono due squadre che entrambi io credo abbiano il 50% per andare su, ecco, quindi sarà veramente una sfida interessante.